Buongiorno a tutti, in questo video vi presenterò le principali caratteristiche di un'app di fotoritocco molto semplice e intuitiva da utilizzare, chiamata Pic Collage, che permette di attuare delle modifiche alle immagini mediante l'utilizzo di effetti, cornici e adesivi. Quest'app dà accesso a tutte le sue funzioni solamente in modalità mobile e per questo motivo la proveremo su smartphone Android. Prima di cominciare, va specificato inoltre che non è necessaria una connessione internet per utilizzarla, ma è comunque consigliata nel caso in cui si voglia accedere al negozio, condividere le proprie creazioni oppure vedere i post pubblicati dagli altri. Come si può vedere, Pic Collage presenta una grafica molto basilare ma immediata allo stesso tempo. Le facciate principali sono tre. In quella corrente abbiamo i riquadri, griglie, modelli e forma libera, mediante i quali possiamo iniziare a creare i nostri collage. Con uno swipe verso il basso si visualizza il menu, dove troviamo le impostazioni dell'app, il nostro profilo, la sezione Esplora, divisa in Home, Speciali, Contest, in cui si possono visualizzare rispettivamente i post condivisi dai creatori di Pic Collage e trovare gli amici, vedere i post di altri utenti della piattaforma e infine partecipare a contest speciali, dove si devono creare dei collage a seconda del tema del contest scelto. Tornando al menu, troviamo i miei collage, ovvero la seconda facciata, con le nostre ideazioni, che si può raggiungere anche cliccando l'icona sotto a sinistra, oppure partendo dalla pagina principale facendo uno swipe verso destra. Poi un'altra sezione è quella del negozio, ovvero la terza facciata con nuovi pacchetti di adesivi da installare, sia gratuiti sia a pagamento, che si raggiunge in maniera opposta ai miei collage. Infine vi è la sezione Notizie, con le notizie e le notifiche dell'applicazione. Andando di nuovo sulla facciata principale, con uno swipe verso l'alto, ritroviamo delle preview di alcuni adesivi e alcune delle funzioni già viste nel menu. Per creare un collage, come detto prima, possiamo usare griglie, modelli oppure forma libera, che ci faranno partire da delle parti diverse dell'immagine, oppure possiamo cliccare direttamente il cerchio con il più centrale. A questo punto sta a noi decidere le immagini da mettere, che possono essere scelte dal nostro dispositivo oppure da Facebook. In questo caso sceglierò dal mio dispositivo. Si scelgono le immagini e poi a questo punto si decide come le si vogliono mettere, se ingrandirle o rimpicciolirle, se aggiungere per esempio una griglia, ingrandendo o rimpicciolendo il bordo. Si può cambiare ovviamente anche il colore della griglia. Inoltre, come detto prima, si possono aggiungere degli adesivi. Per si possono anch'essi ridimensionare. Oppure un testo scritto. Come per esempio Pic Collage, lasciamo così. Si sceglie il font, il colore e il colore del contorno. A questo punto, cliccando Fatto, si può decidere se salvare l'immagine, se condividerla o perfino se stamparla. Grazie per l'attenzione, ciao a tutti.